Poche ore dal trofeo Matteotti, ovviamente non si parla d'altro nella nostra regione di questa classica pescarese che compie quest'anno 70 anni e tra le squadre al via ci sarà anche in questa edizione la GM Ovini di Gabriele Marchesani. Marchesani, squadra abruzzese nella corsa abruzzese per antonomasia del ciclismo, ovviamente puntate a qualche traguardo prestigioso se non alla vittoria in questa 70esima edizione. Hai detto benissimo, diciamo che questo sarà la nostra terza apparizione al Matteotti da quando esiste la nostra squadra. L'anno scorso abbiamo fatto bene, siamo arrivati undicesimi con Antonio Di Sante e quest'anno sicuramente vorremmo migliorarci, magari ecco, prendere un bel podio, anche perché onorare questo trofeo che è una delle gare più longeve nel panorama professionistico italiano, poi è l'unica gara che rappresenta a livello professionististico il centro sud Italia, ecco, puntiamo molto a fare bene e poi abbiamo degli ottimi corridori che stanno in un buon periodo di forma come Davide Pacchiardo, Antonino Parrinello e Marco Tizza e speriamo, ecco, che ci possano regalare uno dei 3-13 ci possa regalare qualche bella soddisfazione. E proprio la settimana scorsa abbiamo terminato il Tour di Sibiu in Romania, abbiamo conquistato un terzo posto nella classifica generale a squadra, un quinto posto con Marco Tizza nella classifica generale, anche con i ragazzi, con i giovani, con i fratelli Canepa siamo andati molto bene, quindi ecco, sono dei risultati molto soddisfacenti sin dall'inizio di stagione. Dopo il Matteotti faremo un periodo di 7-8 giorni a Livigno, e dopodiché siamo stati invitati al Tour del Portogallo che dopo i tre grandi giri è uno dei giri più importanti e poi faremo le classiche italiane a partire dal, ci sarà il Giro dell'Emilia, ci sarà la Bernocchi, il Beghelli, la Tre Valli Varesine, ci sarà il Pantani, quindi avremo ancora un ricco panorama di gare e speriamo, ecco, di fare bene anche nel finale di stagione.